Grazie Presidente. Governo, colleghi, intervengo in merito a questa legge di bilancio che ormai credo sia ormai noto a tutti come sia una manovra priva di contenuti politici, ma esclusivamente una lunga sequela di tasse più o meno evidenti e di scarsa visione programmatica per i prossimi anni. Del resto non poteva che essere così, vista la scarsa coesione dell'attuale maggioranza, in perenne stato di agitazione, su qualunque tema, su qualunque scelta. Certo, la coesione alla fine talvolta la si trova, in ragione di un mantenimento dello status quo, che per la carità trovo anche legittimo, ma non fa onore ai vostri programmi elettorali, a ciò di cui il Paese onestamente ha realmente bisogno. Lo dico in quanto è per vostra stessa missione, o meglio, per richiesta del Presidente Monti, quello sbiadito, come sia necessaria una verifica di maggioranza e probabilmente un contratto di governo, come del resto è tristemente noto che la nascita di questo governo è per non far vincere la Lega, perché le elezioni la Lega probabilmente le vincerebbe se si andasse a votare. Motivazione ben nota agli elettori, che proprio per questo motivo ci danno fiducia, partecipando a quelle piazze che a voi fanno tanto paura, nostre, e al contempo facendovi perdere il consenso, perché mi sembra abbastanza evidente che se c'è chi sale, c'è chi scende. E pensare che paradossalmente, e lo dico onestamente, e lo dico perché lo penso, le elezioni sarebbero una necessità per tutti, in primis per i cittadini, che potrebbero finalmente avere un governo eletto, ai partiti, che potrebbero ritrovare un minimo di identità, consentendo loro di rivendicare una collocazione nel panorama politico e di proposta politica chiara e senza compromessi. Lo dico in particolare a coloro che dopo anni di battaglia, magari poi, si trovano al fianco di coloro che hanno combattuto aspramente, cercando goffamente di giustificarne il perché, e mi riferisco all'Umbria, nella quale davvero si è raggiunto la migliore prestazione mondiale di salto mortale e immorale della politica moderna. Questo mi sembra che sia evidentissimo. Lo dico senza polemica, perché era legittima anche quella tipo di alleanza lì, ma per onore della verità, perché il messaggio che è passato al popolo, se lo ascoltate ancora, è esattamente questo, e cioè di un modo goffo e scomposto di giustificare un'alleanza di governo che non ha, che se non per la ragione di cui ho parlato prima, non avrebbe nessuna ragione di esistere, a meno che alcuni degli attori di quello scempio umbro non volessero dimostrare al mondo intero, inteso come Giuseppe Conte, che ogni accordo strutturale col PD è un fallimento. Ma se così fosse, allora vi prego, tornate ad essere voi stessi, e fatelo mai, e fatelo attraverso il confronto con gli elettori, non vi ha mai spaventato, lo dite sempre, non ci spaventa andare a votare, e allora viva Dio, lasciate che la democrazia vinca, lasciate che il popolo, santo cielo, si esprima. Chiudo il mio intervento parlando di un emendamento, il numero 63.15, relativo alle aree di crisi complessa di Savona, che ovviamente, in ragione del fatto che questo governo è miope, l'ha bocciato. Che il presidente Monti sbiadito fosse, diciamo così, poco incline a dire sempre la verità, io lo sapevo, come probabilmente tutti i membri del mio gruppo parlamentare, ma che il governo, dentro il quale fanno parte due ex membri della 10a Commissione, addirittura smentiscono se stessi, allora davvero siamo al ridicolo. E se sulla parte del PD qualche sospetto lo avevo, a prescindere in realtà, sull'altra componente davvero no. E per carità, capisco che a volte si fa di necessità virtù, ma in questo modo si svilisce il ruolo dei commissari. Era allora il capogruppo, il sottosegretario Castaldi, di cui io ho stima, capogruppo della 10a Commissione, quando insieme chiedemmo al presidente Girotto di istituire un affare assegnato proprio sull'area di crisi di tutto il paese, iniziando con Savona, proseguendo con Tarano, passando per le Marche, e proprio con lui e gli altri colleghi abbiamo affrontato audizioni, missioni e scritto risoluzioni. E ce ne sono due qua in aula, anzi tre membri della Commissione Decima, per dire che dico la verità. Infatti l'emendamento non è figlio di un desiderio di apparire del sottoscritto, ma frutto di un lavoro lungo, approfondito, che ha portato ad un'approvazione all'unanimità di una risoluzione che chiedeva proprio, tra le altre cose, il finanziamento dell'area di crisi savonese, anche in ragione della bontà dei progetti presentati.
Si pensi che proprio in occasione del decreto crisi aziendali ed in sostituzione proprio dello stesso emendamento che avevo presentato all'epoca, è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno che, voglio dire, se gli diamo un po' di valore, anche gli ordini del giorno gli dobbiamo dare un valore, che impegnava, non a valutare, impegnava il governo a finanziare la ricrisi staunese in questa legge di bilancio. E fu proprio il capogruppo Pirilli a sostenerlo durante l'esame in commissione, perché le commissioni avrebbe espresso la volontà di imporre a valutare. Invece il capogruppo Pirilli, per onestà della verità, si alzò e disse no, questo è un ordine del giorno che deve essere un impegno al governo. E viva Dio, è andata a scatafascio. Io mi vergognerei un pochino, perché si svilisce fino in fondo il ruolo del commissario e il ruolo del Parlamento, che vi è tanto caro, se neanche attraverso un percorso condiviso, finito, Presidente, fatto di iniziativa parlamentare, che tanto vi è cara, a chi predica la democrazia diretta e parlamentare non si riescono a ottenere risultati, magari solo perché a proporli sono gli altri, allora questa è una sconfitta di tutti. Avrei ancora un minuto, se ce l'ho. Badate bene, ne salto un pezzo per la dovere, grazie Presidente. Badate bene, avete perso un'occasione per dare un segnale importante. Tra parentesi, i fondi da destinare sono un prestito per le imprese, niente a fondo perduto, un prestito. Ad un territorio proprio in queste settimane messo a dura prova. Sappiatelo, noi ce la faremo ugualmente, nonostante il silenzio assordante di alcuni parlamentari savonesi che del territorio hanno preso un seggio e non hanno restituito nulla. E si vergogni il governo che cancella l'informativa da me richiesta per relazionare sui territori colpiti dal maltempo. E si vergogni chi è venuto a fare passerella, e mi riferisco al ministro Bellanova, che ha convocato tutti i sindaci in prefettura per dire niente, togliendoli dai territori dove potevano spalare le frane e aggiustare le strade e portare la gente di nuovo nella casa loro. Io mi vergognerei. Comunque non c'è problema, avete umiliato un territorio lasciandolo solo, senza risposte, avete preferito soprassedere senza avere il coraggio di venire a riferire in aula. Ma state sereni, come citava qualcuno che vi sta cannibalizzando, la regione Liguria, la provincia di Savona e i loro amministratori in particolare sapranno ripagarvi con la stessa moneta, fregandosene di voi come state facendo voi con loro. Grazie.